Dalla Selva Piana per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia si affrontano Campobasso e San Buceto. Il Lupo torna a giocarsi un match di livello nazionale, lo fa quest'oggi appunto contro il San Buceto in questa andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti. Il traversone di Potenza, palla che arriva in mezzo, Franchi. Traoré, si accentra Axel Traoré. Franchi, la conclusione di Franchi col mancino di Donato. Attento, anche abbastanza centrale la conclusione di Filippo Franchi. Infatti il Campobasso fa fatica a creare gioco, a creare azioni, a trovare proprio gli spazi giusti. Guillari che va a prendersi adesso questo pallone. La conclusione di Guillari, il tiro un po' troppo smorzato. Il traversone di Fazio sul secondo palo. Cavallini di testa! Si era fatto vedere Cavallini di testa. Abbandona il campo Bratelli con l'applauso dei presenti qui alla Selva Piana. Cascione per Vanzan. Vanzan, il pallone buono per Traoré. Traoré che la rimette dentro, poteva andare alla conclusione Traoré. Albino Fazio dalla bandierina. Eccoli il traversone del capitano. Palla che arriva lì in mezzo. Traoré! Traoré, pallone alto sopra la traversa. L'appoggio di Marfisi. Ranieri, se ne va Ranieri. La conclusione di Ranieri in due tempi, Pinto. Che adesso attacca in area di rigore. Il pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Che brivido. Che brivido per il Campobasso. Lo scambio con Franchi è partito nella corsa, sulla corsa e sulla fascia Cascione. Pallone in mezzo. Potenza cerca di anticipare. Rodia, anche se il pallone è ancora per gli abruzzesi. La conclusione di Rodia. Anche Cascione, il traversone di Franchi. Guillari col piattone. Guillari davanti alla porta. L'aveva anche colpita questa palla. Elude l'intervento di un avversario. Traoré, ancora Traoré. C'è Vanzan nello spazio, era buona l'idea. La conclusione poi di Guillari col destro. Non l'ha colpita benissimo. E Potenza a prendere la rincorsa sul secondo palo. Dove c'è Di Donato che non ha problemi. Palla che arriva al compagno. La conclusione il mancino poi. Di Sparvoli il pallone che si stampa all'esterno della rete. Adesso il San Buceto con... Il tiro dalla distanza di Camplone. Potenza la mette dentro. Potenza, Franchi di testa non la prende, non ci arriva. Che brivido. La Montagna, la conclusione dalla distanza di La Montagna. Pallone che non preoccupa chiaramente di Donato. Vanzan la mette dentro. Vanzan, Lombari, Tizzani sul secondo palo. Tizzani sul secondo palo, scivola. Ancora La Montagna col pallone. Si avvicina alla porta. Il destro di La Montagna rimpallata la conclusione. Il tocco corto. Potenza la mette dentro. Non arriva a nessuno. Vediamo a raccogliere la conclusione di La Montagna con l'esterno. Ciccio Potenza con la testa. Debole però di Donato. Con Albino Fazio. La mette dentro Fazio. La testa di Yoyo. Pallone alto. Sopra la traversa. La conclusione di Potenza. Potenza. La palla è per Lombari. Può andare in contropiede al Campobasso. Lo fa con Lombari. Si fa vedere Tizzani. 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 Davanti la porta. Tizzani. 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 Uno contro uno. Tizzani. Tizzani. Che cosa si è mangiato Tizzani? Cosa si è mangiato Tizzani? Davanti alla porta. Uno contro uno col portiere. Finisce qui. E 0-0 tra il Campobasso e il San Buceto per questa andata degli ottavi di finale.